Ciao a tutti, questo è il secondo video che faccio sull'argomento delle Google Apps Scripts e oggi vi spiegherò come con semplici 5 passaggi è possibile trasferire le voci del calendario in un foglio di calcolo. Inoltre, con l'introduzione dei trigger sarà possibile aggiornare automaticamente questo foglio di calcolo semplicemente modificando il calendario sia dal computer ma anche dal proprio telefono mobilità. Faccio subito vedere quello che imparerete e quello che siete in grado di fare alla fine di questo video. E per fare questo andiamo sul foglio di calcolo finale. Potete vedere, questo è quello risultato finale. E praticamente, se io voglio aggiungere o togliere un evento, in questo caso toglierò un evento, vi farò vedere che automaticamente mi verrà aggiornata tabella lavorativa. E quindi adesso possiamo cominciare nella parte del tutorial. Il video si divide in 5 piccole parti, o meglio azioni, come mostro qua nella slide. Ma prima di cominciare consiglio di dare un'occhiata ai requisiti. In sostanza, bisogna avere un account Google, una connessione internet, un personal computer che però vale solo per installazione e un browser internet con le app di Google, in questo caso Calendar, Drive e Fogli. Cominciamo dal primo punto, ovvero la creazione di un nuovo calendario connesso con le attività che poi vogliamo esportare in un foglio di calcolo. Possono essere attività lavorative, hobby, studio, quello che si vuole. Per fare questo basta collegarsi al proprio account di Google, io sono all'interno di Gmail, e andare sulle app di Google. In questo caso premiamo su calendario, calendar. All'interno dell'app del calendario andiamo per aggiungere un nuovo calendario. Vediamo questo, nuovo calendario. Chiamiamolo lavoro e creiamo il calendario vero e proprio. Perfetto, adesso andiamo su Integra calendario e qui copiamo l'ID del calendario che poi ci servirà per l'installazione. Fatto questo, adesso dobbiamo aggiungere gli eventi del calendario. Se vogliamo, e questo colore, il colore segnato non ci piace, lo possiamo cambiare con, per esempio, col pistacchio o con qualsiasi altro colore. Inoltre, se abbiamo già altri eventi messi in precedenza, possiamo aggiornarli al nuovo calendario, semplicemente andando a sostituire personali con lavoro. Salviamo e qua c'è già un evento salvato. Ne aggiungiamo altri. Ecco, un ultimo evento fatto. Adesso bisogna creare un foglio di lavoro. Per far questo si va su Google Drive e si crea un nuovo file. Il percorso è a piacere, basta poi ricordarsi dove è stato creato il file. Foglio di calcolo vuoto. Possiamo darci un nome, chiamiamola tabella lavorativa. E fatto questo, possiamo entrare in strumenti ed editor di script.
Come potete vedere, lo script è praticamente vuoto. Adesso ci dobbiamo inserire il codice per far funzionare il tutto. Dove si trova il codice da copiare? Semplice, si trova all'interno del mio spazio su GitHub, che potete trovare a questo link. Adesso comparirà nello schermo. Qui troverete due file, un file col codice in inglese e un file col codice italiano. In questo caso prendiamo quello in italiano. Selezioniamo tutto il testo e lo copiamo. Torniamo nell'editor, selezioniamo tutto e ci incolliamo tutto il testo. Una volta copiato il codice dobbiamo adattarlo a quelle che sono le nostre esigenze. Per far questo, ora semplicemente andiamo su impostazioni e modifichiamo le variabili. In questo caso metterò al posto di questo valore qua, metterò il codice identificativo del mio calendario. Posso anche cambiare qui il tuo nome, metto il mio. E soprattutto dovrò modificare la data di inizio e di fine. In questo caso ho messo il mese di giugno, però ci sono di fare altri mesi e altre cose, devo ricordarmi di modificare queste due date. Infine ho messo anche l'elenco delle festività nazionali, però questo lo andrò a trattare nelle più avanti, quando parlerò delle festività. Adesso posso darci un nome e questi anche qua metto lavoro e soprattutto posso salvare il tutto. Perfetto, adesso una volta che ho salvato anche lo script posso eseguirlo. Vado su esegui, esegui funzione, questa. La prima volta mi chiederà l'autorizzazione, infatti devo rivedere le autorizzazioni. Seleziono il mio account, comparirà un alert, io vado su avanzate e apri lavoro non sicura. Di nuovo metterò consenti. Se adesso vado nel mio foglio di calcolo vedo che non ha fatto nulla, per cui devo tornare di nuovo nello script e di nuovo adesso esegui funzione, esporta. Torno di nuovo alla tabella e vedo che è stata completata e compilata. Qui posso decidere di fare un po' di dice un po' lavorare un po' sullo stile, migliorare un po' l'impaginazione se voglio. A questo punto posso aggiungere un trigger, cioè un'azione che fa lui in automatico. Vado sullo script, modifica e metto trigger del progetto corrente. Ne aggiungo uno. Qui metto, basato, tolgo basato sul tempo, metto dal calendario e anziché mettere lasciare le mail, metto sempre l'identificativo del calendario che ho copiato prima. Salvo. Adesso se torno nel calendario e per esempio aggiungo un nuovo evento, lavorativo si intende, lo chiamiamo per esempio job B. Ci metto qualche ora in più, perfetto. Adesso se torno nella mia tabella lavorativa, vedo che ha già aggiornato e ha messo un nuovo evento, aggiornandomi anche le ore totali. Prima di concludere vi lascio l'ultima slide in cui mostro quello che andrò ad affrontare nelle prossime settimane. Quindi lo script non è concluso così, ma andrò a integrare e aggiungere nuove funzionalità e nuove opzioni che spero vi facciano piacere. Se volete stare connessi, vi consiglio di collegarvi al mio sito che vedete esposto sotto lo schermo. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.